In una grande villa della Brianza vive la famiglia Betocchi. Al centro del nucleo familiare c'è Giulia, una donna dolce, comprensiva, a cui tutti gli altri guardano come a un riferimento sicuro. Accanto a lei il padre Edoardo, vecchio, stizzoso e capriccioso come un bambino. La sorella Evelina, rimasta zitella, un po' svanita, vive coltivando impossibili sogni d'amore. Il fratello Arturo, che anni di prigionia in Africa durante la guerra hanno reso un personaggio simpaticamente inconcludente. Il marito di Giulia, l'industriale cartario Arnaldo Betocchi, ha invece trascorso gli anni del conflitto in un volontario e piacevole esilio in Svizzera e a suo ritorno ha inutilmente cercato di riprendere il proprio ruolo nella famiglia e nel lavoro. Il suo posto accanto alla moglie, infatti, era stato ormai preso, anche se con discrezione, dal dottor Fasoli, un medico da sempre amico di famiglia. E per quel che riguarda il lavoro, la vecchia cartiera di famiglia è passata ben presto nelle mani disinvolte e spregiudicate del figlio maggiore, Saverio, le cui ambizioni mal sopportano lo stile prudente e onesto del vecchio industriale. Più affettuosamente attaccata al padre è invece Silvia, la figlia vitale, irrequieta, che però ben presto lascia la famiglia per cercare di vivere altrove, in libertà, una vita tutta sua. Poi c'è Elio, il terzogenito, che è stato partigiano, un ragazzo sensibile, il cui spirito è stato ferito a morte dagli orrori della guerra e che ora stenta a trovare la pace e a reinserirsi in un mondo che egli sente ostile. A Saverio, invece, non basta il benessere in cui è sempre vissuta la famiglia. Vuole la ricchezza, il potere. E per questo si fidanza con Giovanna, la figlia bruttina e sgraziata di un facoltoso imprenditore milanese. Un matrimonio cinico che dovrà spalancargli le porte dell'alta finanza. Grazie, tanti auguri, cara. Grazie. Un confettino anche alla bella suocera. Grazie. Oh, che bell'anellino. È il primo regalo di Saverio. Non è un granché, ma ci sono molto affezionata. Anch'io. Così lei è musicista? Devi sentire come suona il violino. Ha una forza incredibile. Ah, non si direbbe. Sai, è lui che mi ha fatto amare la musica. Ah. Signora, sono davvero lieto di averla conosciuta. Oh, grazie. Non mi avevi detto che era così giovane. Non lo dice mai a nessuno. Ha paura della concorrenza. E dove andate in viaggio di nozze? A Parigi. Come vi invidio. Saverio? E là. Ecco qui. Il mio regalo per te, i promessi sposi. Ah, i promessi sposi, magnifico. Grazie. Con le illustrazioni di Digonin. Ma che splendido, l'hai scritto tu? No, solo rilegato con queste mani. Ah, ecco, si vede, si vede.
No, bravo, bravo, un bel regalo, grazie. Allora, mio caro Saverio, è passato di tempo da quando ti fingevi malato per non andare a scuola. Ah, sì, sì. Ma tu mi facevi certificati, però. È vero, un falso in atto pubblico. Mi piace la tua Giovanna. Eh? Cerca di volerle bene. Merita tutto l'affetto. Perché me lo dici? Pensi che non ne sia capace? No. Piano, 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 ragazzi. La torta! Gli è arrivata la torta! Ma che bel tortone, mettetelo lì. Piano, ragazzi, piano, 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 piano. Che bella, a quattro piani. Ecco, ancora, ancora. Non toccare, la rovini. Che meraviglia. Grazie, caro, grazie. Vieni, vuoi qualche cosa da bere? Vuoi una pasta frolla? No, grazie, signora, sai, io con i dolci. E poi tra poco ho una partita. Beh, allora... No, tu no, giochi no, a football? Sì, fra poco facciamo una partita, giù al campetto. Ci sarebbe possibile. Ti piacerebbe giocare? Bella, non c'è problema, vieni con me, vieni, vieni. Via Silvia che torno tra un paio d'ore. È un capolavoro. Saverio mi ha informato della fusione delle nostre due ditte. È un'ottima cosa. Lei dice? Non riesco a capire, non sembra contento, ma perché? Vuoi proprio che te lo dica? Beh, se lo sai, sì. Saverio gli ha fatto un ricatto. Ha detto che non sarebbe entrato in chiesa se non avesse firmato. No, è impossibile. Me l'ha detto Salvatore, ha sentito tutto. No, Saverio è incapace di fare una cosa del genere. Mio povero papà, sei proprio un ingenuo. Tu non conosci ancora tuo figlio. La mia sorellina sta parlando bene di me. Tieni gli occhi aperti, papà. Il mio caro ragazzo mamma. Se ne va. No, mamma, stai tranquilla. Non ti lascerò mai. Sono io che non ti lascio. Verrò sempre a trovarvi, mi avrete sempre fra i piedi. Io invece, guardi, per la mia Giovanna ho sacrificato tutta la mia giovinezza. Adesso avrò un po' di tempo libero per me. Voglio viaggiare, voglio andare in Argentina. Conosce l'Argentina? No. È un bel paese, sa. Ci sono stata una volta appena sposata. È un mare d'erba sul quale galoppano i gauchos. Ma non mi dica. Sì. Ritorni subito a letto. Lei deve riposare almeno due ore. Cattivo disobbediente, il medico ha detto. Ma... Io non lascio passare lei. Cosa hai detto? Come ti permetti? Oh! Ah! Papà, ma cosa fai? In pigiama? Sì, in pigiama. E allora? Ehi, che succede? Quello brutto vecchio cattivo fa sempre a me piangere. No, questi begli occhi non devono piangere. Vieni, io asciugare tue lacrime. Chi sei? Tu sia canaria. Ma lei non beve, avvocato? Prego. Grazie, prenderò magari un'aranciata. Sono Mario Musso del Lombardo. Ah, salve. Signor Betocchi, lei è uno dei giovani delfini dell'industria di cui più si parla e sparla. In che modo ha messo insieme una così grande fortuna in pochissimi anni? Lavoro, tenacia, buona volontà, cos'altro dovrei dirle? E poi devo molto soprattutto a mio padre che mi ha voluto con sé nella cartiera Betocchi. E a mio suocero, Alessio Marassi, prodigo di consigli. Un uomo che si è fatto da sé e che fa onore all'industria lombarda. Ma come balli bene, fratellino! Sì? Sì, l'hai imparato in prigionia? Ma perché ridi? Perché sono contento, oggi mi sono vestito da ricco. Il povero ti avrà sposato. Beh, pazienza. Presto, presto! Venite tutti! Venite a vedere! Cominciano i fuochi artificiali! Vedrete che bellezza, roba da mille una notte! Il primo si chiama la Rosa di Bagdad! No! Caita fa!
ma i tempi non... Ah, che combinato, ma vinci tu, ma sbappatami, e li quattro potenti. Che vergogna, che umiliazione, vi chiedo scusa. Ma mamma, che li ha colpi a voi, tu metti le mani quella mamma che l'ha fermo, ma c'è stai, capito? Quei terroni ci hanno rovinato la festa. Ma c'è sta mamma, che l'ha fermo? Ma che fa? Brutti cattivi, ma che schifezza, io non vi pago, non vi pago mica. Ma io, ma si scemo, vergogna! No, no, non vi pago! Sì, tu! Caro signor Puddo, è strano come due esseri che non si sono mai incontrati possano avere comunanza di gusti. Sì, è vero. Anch'io ho voglia di piangere quando appare la prima stella in cielo. Immagino che il cielo sia azzurro e limpido. Là nell'isola dove lei si trova. Porto Azzurro è un bel nome per un ergastolo. Mi dice che c'è speranza che le concedano la grazia. Farò il possibile per aiutarla. Scriverò i giornali al Presidente della Repubblica. Non lascerò nulla di intentato per farle riottenere la libertà. Le dice che ciò è possibile. Non capisco, sono le 10 e ancora non è tornato. Sono felice di questa meravigliosa notizia. Che apre il suo cuore e il mio alla speranza. E mi auguro che lei, appena libero, mi farà l'onore di venire a conoscere me e la mia stupenda famiglia. Sì, pronto? Sì, casa Bettocchi. Sì, sono io, Silvia. Ma sì, certo che lo conosco. Perché? Cos'è successo? Va bene, vengo subito. Cara signorina Bettocchi, io sono un vecchio amico della sua famiglia. Io me la ricordo da quando ero piccolina. E cercherò di fare in modo che la cosa rimanga riservata. Ma lei dovrà fare... il suo dovere, naturalmente. Sì, certo. Però qui una denuncia vera e propria non ce l'abbiamo né da una parte né dall'altra. Ma i fatti che risultano sono questi. Leggiamo. Il Gambardella Gerardo, parai pasticcere, ha dichiarato che poco dopo la fine della partita al campo sportivo, nel locale delle docce, è stato fatto oggetto di pesante attenzione, di proposte sconvenienti, da parte del signor Sergio Vandor di Udine, professione musicista. E bravo Vandor. Il Gambardella reagiva con violenza, eccetera, eccetera. Pugni, schiaffoni, niente di grave, signori. Qui la denuncia non ce l'abbiamo. È meglio che chiudiamo qui e la facciamo finita. Lei accompagna questo bravo ragazzo e non ci pensiamo più, va bene? Vieni, andiamo. Vada, vada, vada. Arrivederla, maresciallo. Grazie di tutto. Prego. Mi saluti la famiglia, La mamma e il papà. E anche quella cara zia Velina. Ma guarda un po' con tutte le belle ragazze che ci sono in giro. Si è girato mondo. Meno male che è caduto il fascismo. Se no, quello lì finiva carcerato a Carbonia. No. Ti fa male? No.
Silvia. Cara Silvia, ti confesso che la notizia ci ha colto tutti di sorpresa. Beh, tutti no. A papà per ora non ho detto niente. Se da un lato la notizia di questa tua dolcissima maternità mi riempie di tenerezza, dall'altro, data la particolare situazione, mi crea un certo imbarazzo, almeno per il momento. Sono contenta che alla bambina abbiate dato il nome di Laura. La nonna ne sarebbe stata felice. Penso che la tua venuta in villa sia prematura. Devi lasciare il tempo di... Sì, avanti. Signora, c'è una visita per lei. Mio padre? No, non credo. Prego, si accomodi. Permesso? Ah, che bella sorpresa. Ciao. Mi hanno detto che hai avuto un maschietto. No, è una bambina. Ah, una bambina. Allora mi sono detto, devo assolutamente portare due rose a Silvia. Eh? Le mettiamo qua, eh? Non è il posto loro, ma va bene, eh? Come stai? Ciao. Sei tanto gentile. Sei il solo che sia venuto a trovarmi. E il padre? È sparito, non so dove sia. Non ne so più niente. Qui c'è una bella signorina che ha tanta fame e vuole la sua mamma. Questa? Ma che bella! È bellissima! È il tuo ritratto. Come si chiama? Laura. Laura, bel nome. E che cosa farai, eh? Quando uscirai da qui, tornerai su, in Alta Italia? No. Credo che accetterò un impiego alla radio. È un'idea che non mi entusiasma, ma cosa vuoi? Meglio di niente. Io devo preparare una mostra. Certo, se trovassi una persona in gamba che mi aiutasse a organizzarla, che si occupasse, come si dice, delle public relations. Ma dove la trovo una persona così? E tu? Tu non te la sentiresti? Eh? Posso provare? Sì? Sì. D'accordo. Caro Gandolfi, rivoluzioneremo il mercato con questa carta igienica per signore. Faccia vedere. Ma no, ma cos'è quella roba lì? Non si fa mica così la pubblicità. Ma cosa siamo, rimasti al 40? È roba che non colpisce quella lì. Bisogna chiamare i francesi, faccia fare i cartelli a Savignac. Va bene, ma è un po' caro Savignac. E poi non so se sarà libero. Se uno lo paga è libero. I soldi per la pubblicità sono il migliore investimento, non lo sa Gandolfi? Ma questo cos'è? Chi l'ha firmato questo qua? Credo che sia stato suo padre. Ma io avevo detto di non rinnovare con le tal carte. Faccia un piacere, Gandolfi, vada a chiamare subito mio padre. Ma tu guarda, che pazzi. Permesso? Ah, vieni Rossana, vieni. Dimmi, cosa c'è? Sulla privata c'è suo suocero, il commendator Marassi. Cosa fai stasera, eh? Veramente avrei un mezzo impegno. Tieni, il profumo di Marilyn Monroe. Grazie. Credo di essere libera stasera. Vai.
Caro Marassi, che mi dici? Sì, sì. Quando vado giù a Roma sistemo anche quella faccenda, sì. Ma sì, non devi preoccuparti, l'onorevole è già d'accordo. La cosa non passa dalla commissione di controllo. Stai tranquillo. Ciao Marassi, ciao, a più tardi. Ah, papà, vieni, vieni. Dunque. Perché mi hai fatto chiamare da Gandolfi? Beh, cosa c'è di male? Devi disturbarti a venire nel mio ufficio. Ma papà, io qui ho 1000 telefonate, sta a sentire. Questo contratto, io avevo detto di non rinnovarlo più. Ma io ho sempre dato all'Italcarta la concessione per la Romagna. Pittoni è un mio vecchio amico. Papà, Pittoni è un morto di fame che non paga. E in questo modo ci siamo fottuti il contratto con la Savirati, che controlla tutto il nord. Bella fesseria che hai combinato, papà. Saverio, non ti permetto di parlarmi in questo si tono. Può? Guarda chi c'è. Oh, eccolo qua. Il mio piccolo Vittorio è venuto a trovarmi. Vieni, 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 vieni. Vieni col tuo papà, vieni. Vieni sul ponte di comando, amore, vieni. Eccolo qua. Ah, Rossana? Rossana, ha preso quei cioccolatini? Sì, signor Saverio. Ecco, li porti subito, per favore. Vieni, 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 Giovanna, facciamo un bel gruppo di famiglia. Vieni qui. Vieni, Vittorino, bravo. Ah, ecco. Papà, cosa fai lì? Dai, vieni anche tu, gruppo di famiglia. E sorridi. Ecco qua. Ecco i dolci per il principino. Eh già, per ora è solo un principe, ma un giorno sarà un re. Grazie, Rossana. Buongiorno, signora. Buongiorno, Rossana. Sorridi, sorridi, amore. Su. Oh. Avvicinati, Giovanna, vieni. Amore, fai ciao. Ora basta, per favore, basta così. Ecco, adesso per cortesia andate via tutti che ho un sacco di cose da fare. Oggi è una di quelle giornate. Ah, Giovanna, tu volevi un assegno. Ecco, l'avevo già preparato. Eccolo qui. Allora ci vediamo stasera, a cena. Anzi, no, probabilmente ho un impegno. Ti telefono comunque, amore. Ciao, Vittorino. Buongiorno. Arrivederci. Allora? Cos'altro c'è? Non mi piace il modo in cui mi tratta Gandolfi. Quello è solo un idiota presuntuoso. Da quando l'hai assunto, i nostri rapporti si sono guastati. Dovresti capire che certe cose io le posso accettare da te, ma non da lui. Per esempio che cosa? Per esempio che non venga a salutarmi quando arrivo in ufficio. Papà, ma queste sono sciocchezze. Ti prego, cerca di essere più sciolto. Cerca di aggiornarti. Anzi, guarda, ringrazia il Gandolfi, che ha messo riparo a un sacco di fesserie, a un sacco di sbagli. Cosa? Quali fesserie? Cosa dici? Ma sì, sì. Sbagli fatti da te, papà. Lo sai bene. Tu hai fatto un sacco di cazzate, papà. Lo sai? Vedi, non è colpa tua. Sei stanco. Hai lavorato troppo. Sei invecchiato, papà. Devi rendertene conto. Mi hai messo fuori dalla mia azienda. No. Ecco, vedi, anche questa è un'altra delle tue fissazioni. Sì? Ah, sì, d'accordo. Scusi, saluto una persona. Un attimo soltanto. Allora? Ti serve nient'altro? Avevi altro da dirmi? Per l'Italcarta non ti preoccupare, papà. Cercherò di aggiustare tutto io. Che cosa c'è, papà? Vuoi ancora qualcosa? Sì, vorrei andarmene, prendermi una vacanza. Ecco, questa mi sembra un'ottima idea. Tu puoi partire quando vuoi, anche oggi stesso, non c'è problema. E se hai bisogno di soldi, non preoccuparti, ci sono qua io. Pronto? Ecco sì, mi passi su, eccellenza, grazie. Buongiorno, eccellenza. Sì, sono Betocchi. Allora, come d'accordo, io sarò a Roma sabato mattina, alle 10. Perfetto. Com'è? Ma sì, ma per carità, era solo un piccolo omaggio per la sua signora. Non è il caso. A sabato, eccellenza. Mariuccia, può venire un momento? Subito, commendatore.
Mi scusi, sta partendo? Sì, vado in vacanza. Se ci sono cose in arrivo, telefonate, le passi a Saverio. O a quell'altro, Gandolfi. Va bene, commendatore. E quando torna? Non lo so. Rubo questa matita. Non lo dica a mio figlio. Attenzione. No, non glielo dico. Addio, Mariuccia. Arrivederci, commendatore. Grazie di tutto. Ma stai attento, Aldo, a non farti male, eh? No, no, non ciao, ti preoccupare. Ciao, Aldo. Salve. Ti piace? Sì, sì. Te ne vuoi andare con quell'arnese infernale? Sparisci! Oh, come mai, Arnaldo, sei tornato così presto, eh? Mi sono preso una vacanza. Signor Edoardo, la saluto perché io partire. Ah, meno male. Era ora. Vedi, Arnaldo? Questo l'ho fatto io. Don Arnaldo, io vi saluto perché io e la mia signora partiamo per Napoli. Ci tengo che mio figlio nasca a casa mia. E poi le voglio far conoscere la mia città. Sì, sì, io voglio venire a Napoli, ma poi io andare per partorire a casa mia. Uè, io sono tuo marito e tu fai quello che dico io. Andiamo in genio, andiamo bene. Sono di Svizzera. Svizzera è paese mio. Vai, vai! Vedi Napoli e poi muori! Tu eri svizzera! Ah, Arnaldo, come mai a quest'ora? Sono qui, cosa c'è di strano? Posso uscire dall'ufficio, non sono mica un ergastolano. Shh, non fare gaffe! Vieni, caro, il signor Gavino Puddu, mio cognato. È il signore al quale scrivevi? Sì, 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 proprio lui! Io devo tutto alla signorina Evelina. Se non era per lei che mi faceva ottenere la grazia, stavo ancora in cattività, ristretto nel carcere di Porto Azzurro. Per merito suo, sono uscito in libertà condizionata. È un bell'uomo suo cognato. Ah, sì, sì, proprio un bell'uomo. Vieni, caro, vuoi darti una lavatina alle mani? Veramente me le sono lavate in treno. Allora vieni, ti faccio visitare la casa. Ah, sì, sì. Vieni, Gavino. Non c'è bisogno che corri. Poverino, è come svuotato, senza energia. Sarà che Saverio è così dinamico. Sai, Giulia, non è più un ragazzino. Ha solo 3 anni più di te? Me ne daresti un'altra tazza? Certo. Ma io, Giulia, sono ancora un bambino. Sì. Buongiorno. Vi disturbo? Ah, ciao Arnaldo. Che bella sorpresa. Che succede? Ho deciso di prendermi una vacanza. Così all'improvviso? Non stai bene? No, no, anzi sto benissimo, ma ho bisogno di un po' di riposo. Perché non ti siedi? È tanto tempo che te lo dico, che dovresti prenderti una vacanza. Vuoi una tazza di tè? No, 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 grazie. Non mi va niente.
Sai, Fasoli stava dicendo che si sente ancora un bambino. E come tutti i bambini si perde i bottoni della giacca. Allora io... Certo, certo. Prendi almeno un biscottino. È Giulia che li ha fatti, sai, sono buonissimi. Bene, io vado in camera a fare le valigie. Perché parti? Sì, te l'ho detto. Vado in vacanza. Beh, io pensavo che rimanevi qui in villa, tranquillo. No, no. Vengo con te, ti aiuto a fare le valigie. No, no, lascia stare. Dai, no, che non le hai mai sapute fare. Dì la verità. Hai litigato con Saverio? Eh? Oh, assolutamente. Anzi, parto perché sono tranquillo. L'azienda è in buone mani. Ah, beh, per questo sì. Ma dove te ne vai? Ah, non lo so. Salto in macchina e parto. Non lo so per dove. Vuoi che venga con te? E se dicessi di sì? Verrei. Ma no. Ho bisogno di star solo, di ritrovare me stesso. In questi ultimi anni mi sono perso di vista. E poi ho perso di vista te. E ne pago le conseguenze. Dai, dalla a me, che tu le giacche non le hai mai sapute piegare. Dove avrò messo il conformista di Moravia che stavo leggendo? Eh? Ah, eccolo là. Tieni. Ma non è questo? No, no, è questo. È Arturo che lo ha rilegato. Oh. Che bravo, ha fatto progressi. Ma adesso esagera. Guarda come ha rilegato l'elenco del telefono. Senti quanto è pesante. Senti. Oh. Ah, a proposito, Silvia ha mandato una foto di Laura. Guarda com'è carina. Ah, è adorabile. Hai il sorriso di Silvia. E il violinista? In giro per il mondo. Non è fortunata Silvia, eh? Non si è mai sposata e ha avuto una figlia con un invertito. Strano, eh? Stravedevi per lei e adesso ne parli quasi con indifferenza. E Laura non l'hai nemmeno mai vista. Non ne ho avuto il tempo, sono stato occupato. Ho troppe cose a cui pensare. I figli non sono cose a cui pensare. Sono parte di noi stessi. Sì, ma anche le nostre illusioni e i nostri fallimenti. Oh. Cosa vorresti dire? Che non amo i miei figli? Sì, adesso non amo nessuno. Mi sento spento come una lampadina fulminata. Cosa fa quella pazza? Aiuto! Se si avvicina, la infilzo con questo forcone! Signorina, io non volevo farle del male, lei mi ha frainteso! Che cosa succede? Che cosa sta facendo a mia sorella? Voleva baciarmi! Voleva sforzarmi! Credevo che almeno un bacio potesse darlo. Mi aveva scritto che... Quando le ho scritto, non la conoscevo! Le do 5 minuti di tempo per andarsene! E dove vado? La signorina mi ha liberato, io non so dove andare. Ma che cosa? Lei è un simulatore, mi ha imbrogliato. Evelina. La foto che mi ha mandato non le assomiglia affatto. Ma era una foto di quando ero bersagliere. Se ne vada, io il mio dovere l'ho fatto uscire di prigione. Se ne vada. E che cosa faccio? A casa non mi vogliono, all'ergastolo non mi prendono più, me lo dice lei dove vado. Se ne vada, si tolga dai piedi, lei ha offeso mia sorella e il glorioso corpo dei bersaglieri al quale io appartengo. Hai visto, Evelina, cosa succede a fare della beneficenza?
dovevamo trovarle un marito, questa povera figliola. Su, su, stai calma. Vai, vagabondo, vai. Ci deve essere un ramo di follia nella nostra famiglia. Avevo tanto bisogno di una donna. Mi telefoni stasera quando arrivi? Ah, certo. Cos'è, una fuga la tua? Per allontanarti da me? Tornerò presto. Ciao. Signore, è arrivata una lettera espressa dal signorino Elio. Cara mamma, caro papà, mi faccio vivo dopo tanto tempo, ma è come se fossi sempre stato accanto a voi. Ho vissuto a lungo in Sicilia, che è un paese molto bello e molto infelice. Ho creduto di poter fare qualcosa di buono, di portare un aiuto materiale, ma mi sono accorto che gli aiuti materiali non servono quando lo spirito è in crisi. È la crisi di tutta una generazione. Credo che bisognerà capovolgere il detto evangelico. Infatti, la carne è disposta, ma lo spirito è debole. Non voglio annoiarvi facendo una predica, ma vi dirò solo il fatto essenziale. Mi sono isolato, ho meditato a lungo, ho sentito quella che si chiama la vocazione. Non scandalizzatevi, ma il vostro figlio, il partigiano, il ribelle, adesso ha intenzione di farsi frate. Dopo tanto tempo non sei cambiata, sei sempre tu. Anzi, sei sempre più bella. Tu hai qualche capello bianco, come me del resto, solo che io me li tingo. Dopo 10 anni e 3 ore di macchina, ti confesso che mi sento un po' stanco. Ti faccio portare una birra. Tony, una birra. Potevi farti vivo ogni tanto. Sì, ma sai com'è la famiglia. I problemi, gli affari, e poi credevo di aver chiuso un certo periodo della mia vita. E invece no. Ma infatti eccomi, di nuovo solo, libero, esulo in terra straniera. Tutto come allora, sono solo un po' più vecchio. Porti dello champagne, dobbiamo festeggiare. Offro io, posso pagare adesso. E tu? Vivi sempre sola? No, sono sposata. Ah, ecco mio marito, Sebastian. Vieni che ti presento un mio vecchio amico, Arnaldo Betocco. Ah, è incantato. Molto lieto. Siediti. È anche il sassofonista della nostra orchestrina. È di origine spagnola. Ah, sì, si vede. Disculpami, tengo che ir a toccare il saxofono. Lieto di aver fatto la sua conoscenza. Mi scusi. Ah, prego. Muchachos, adelante, vamos a ensayar. Matrimonio d'amore? All'incirca. Ma? È veramente bello qui. Ti piace? C'è un bel panorama. Certo ci è costato molti sacrifici, ma ne è valsa la pena. È geloso? No, per niente. Quando ti stringi a me, quando mi guardi in viso, io trovo il paradiso, la mia felicità. Guardo le stelle d'oro. Tesoro, se stasera non stai con me, mi suicido. Addirittura? Ah, sì. Non ci credo. Ma davvero, sai? Allora, vieni, ti faccio vedere come ho sistemato la mia casetta.
Vieni. Son vane parole, cosa ti posso dire? Per me sei più del sole. Ecco. Oh, quanti cambiamenti. Sì. Ah, che lusso. Persino il biliardo. Bello, eh? Gli affreschi. Già, quelli li ha fatti un amico di Sebastian, un pittore brasiliano che vive qui a Lugano. Ah, ma quella è la mia vecchia poltrona. Eh già. L'hai conservata? Sì. Io arrivavo e mi sedevo qui. Poi io mi avvicinavo a te e ti baciavo. E mentre preparavo la cena, tu leggevi un libro. Aspetta, scommetto che c'è ancora la mia grammatica inglese. Eccola qua. Sì. Ci deve essere ancora il segno, pagina 62. Cosa faceva a Timbuktu, professore? Studiavo la lingua e i costumi delle pecore. What were you doing in Timbuktu, professor? Non l'ho mai imparato l'inglese. E invece tu non lo sai, poverina, quanto è utile nell'industria. Marketing, il meeting, il footing e tutto il resto. Il marketing. Ai miei tempi non c'erano tutte ste balle, si lavorava e basta. Bene, tuo marito. Anche lei? Sì, sono molto affiatati. E fino a che ora vanno avanti? Oh, finiscono verso mezzanotte. Noi abbiamo tutto il tempo. È bello essere di nuovo insieme. Allora ero felice, me ne accorgo solo adesso. È tutto come allora. Proprio tutto, tutto? Beh, insomma, quasi tutto. Forse ho bevuto un po' troppo. Magari ne riparliamo domani, eh? Ma sì, tesoro mio. Ai, ai, perdi un bottone. Dammi la giacca. Te lo riattacco subito. Dai. Hop. Adesso perché ride? No, niente, pensavo a una cosa, un ricordo recente. Certo che la vita è strana. Lo vedi che hai proprio bisogno di una donna, eh? Cucurrucucu, paloma. Vieni. E così, sì, con mia moglie è praticamente finita, ma fortunatamente senza drammi. Escucha, dentro de unos días nosotros vamos de vacaciones. Andiamo in vacanza. ¿Por qué no vieni con noi, Renato? Sì, abbiamo un appartamento sulla Costa Azzurra. Ma no. Non vorrei fare da terzo incomodo, essere di troppo. Da quarto, casomai. Vado anch'io con loro, ya? Sì, vedrai che starai bene, Arnaldo. Ci divertiremo. Abbiamo tanti amici laggiù. Ah, sì, una volta la Costa Azzurra era come casa mia. A Monte Carlo conoscevo tutti i croupier, ma è giorno. Sì, è vero. Ah, beh, io me ne vado a dormire, sono stanco. Buonanotte, Marica. Arrivederci. Ti accompagno. Buonas noches, Sebastian. Stamattina. Oh, non hai bevuto troppo? No, sto benissimo. Sicuro? Sì. Cucurrucucu,
paloma. Cin cin. Cin cin. Stasera? Vuoi bouillabaisse o spaghettini alle vongole? Spaghettini alle vongole. Ma mettici molto aglio. Molto, molto, molto aglio. E io vado matto per l'aglio. Anch'io amo l'aglio. E Cucurucù dov'è? È uscito in barca insieme a Marica. Ah. Gli piace molto la vela. Abbiamo tutta la giornata per noi. Sì. Oh, guarda. Non guardare. Non lo guardare che ti fa male. Ma dai. Dai, vieni, su, vieni. Vieni, ti ho detto. Vieni. Perfetto, 5. 5, 25 cavalli. Le 5, le 25 chevaux. La petite transversale en trois points. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Les jeux sont faits. Arnaldo, guarda che noi torniamo a casa. Tu non vieni. Non, non, ce n'est plus possible. Zéro. Beh, senti, Elsa, gli scusa. Li raggiungo dopo. Devo rifarli. Non ti sembra di avere perso abbastanza? Oh, lasciami in pace, dai. Ci vediamo domani, eh? Ma no, domattina presto. Partiamo per la Svizzera, sì. Te l'avevo detto. Ci vediamo in Svizzera. Tu dici così, ma... No, ma dai, tesoro, è... adesso veramente non è il momento, eh? Arnaldo, tu non mi ami più. Ma sì, sì. Addio, Arnaldo. No, ma... Quando vieni via, chiudi bene la porta e lascia la chiave alla portiera. Ma sì, ora sta tranquilla, eh? Va, va, va. Saluta Sebastian. Le 17 noir pour monsieur. Bien, monsieur. La petite transversale 13. Faites vos jeux. Ciao. Bien, monsieur. Le jeu continue. Faites vos jeux. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Oui, ça va. 6 et 9. 6, 9. Vorrei sapere perché i conventi li fanno sempre in posti così scomodi. Mamma! Per questo non mi sono fatto Mamma. Frate. Non ce la faccio più. Stai attenta, Evelina, alle vipere. Ah! La vipera, la vipera! Arturo! Guarda che scherzava lo zio. Oh, figlio, guarda Arturo, la mamma, guarda la mamma. Ciao alla mamma. Ciao, mammina, ciao, ciao. Ho spedito le carte per l'annullamento. È d'accordo su tutto. Ah, bene. E come sta sulla Costa Azzurra? Sta bene, ha preso un appartamentino. Ci siamo. Per il momento rimane lì. È stanca, poverina, dopo tutta questa salita. Dammi. Ma veramente la salita l'ho fatta io. No, lasciamela. Che cosa ne pensi del mio artista? Ora arriviamo, piano. Ah, simpatico. Ti piace qui? Non è proprio un giovanotto, ma... Guarda laggiù. Anzi, là, è meglio, no? Che c'è. Mi piace proprio per questo. Senti. Perché mi protegge e mi ama. Casa dei frati. È romano? Oh, mamma, non è possibile. Ancora la polemica tra romani e milanesi. Oh, io dicevo così per dire. Contenta a te. Mi ha aiutato in un momento difficile. Per questo gli sono riconoscente. Dai, dai che ci siamo, va, ecco. Ecco il convento, siamo arrivati. Laura, vieni dalla mamma. Ma perché avete fatto la montagna, figlioli? Guardate che bella strada asfaltata. Potevate venire con la macchina, era più comodo. È tutta colpa tua, Arturo. Hai sentito, sì? Giulia? Potevamo venire in macchina. Ma dimmi. Ma guarda che strada. Oh, quello deve essere padre in odio. Il fratello vi attende. Hai visto, Laura? Potevamo venire. Buongiorno. Da questa parte, prego, accomodatevi. Io, fratello Elio, a lode di Dio, nella ferma volontà di osservare
più perfettamente il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, secondo le costituzioni dei frati minori cappuccini e secondo la regola stabilita e confermata di Papa Onorio III, faccio voto di vivere secondo obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. Guarda, mamma, Giovanni è caduto. Shh, buona. E io, in nome della Chiesa e della nostra fraternità, accetto i tuoi voti. Se queste cose osserverai, in nome di Dio Onnipotente, ti prometto la vita eterna. Alzati. Che bello qui! Aldo, ti faccio ridere, eh? Ti faccio ridere con questa testa rapata. No, non mi fai. Sei carino invece. Anzi, sembri più giovane di me. Venite che vi faccio sentire qualche cosa. Assaggiate questo vinello. Ecco, anche voi, fratelli, che oggi è festa per tutti. Grazie. Ecco, questo farà 12 gradi. È di quest'anno. Se lo lasciamo maturare, in un paio d'anni perde il frizzante e diventa un rosso robusto di 13 gradi. Un goccio anche al nostro nuovo fratello. Ecco qua. Ma sì! Evviva! Che ti succede, figlio mio? Prima non facevi che ridere. E adesso piangi. Perché? Non so il perché, padre. Prima ridevo perché avevo paura. Adesso piango perché sono felice. Vai con gli altri, figlio, vai. Faites vos jeux, mesdames, messieurs, faites vos jeux. Les deux premières douzaines pour madame, bien madame. Et les quatre premiers également, bien madame. Le cinq pour monsieur, bien monsieur. Faites vos jeux s'il vous plaît. Le 31, grazie. Le 31 cheval pour monsieur, bien monsieur. C'est terminé, rien ne va plus. 31, noir, impair et passe. Et mio. La puntata è mia. Payez une enveloppe. Est sicura, signorina. Mi sembra evidente, no? Voilà pour vous, mademoiselle. On est mademoiselle. Grazie. Les jeux continuent. Faites vos jeux. Faites per gli impiegati. Jeux. Merci pour les employés. Per gli impiegati. Faites vos jeux. Le 15 et le 18 pour monsieur. Et la petite transversale également. Bien. Faites vos jeux. Et 31. Et mia, hein? Voilà une belle pomme. Ah.
Tenez, monsieur. Merci, madame. Voilà. La mela è mia. No, ma... Avvicinati, ancora un po', ancora, ancora. Troppo adesso. Allontanati con quel riflesso. E vediamo di sbrigarci che tra poco va via il sole. Direi non stare così rigido, sorridi, fa qualcosa. Ecco, così va meglio. Aspetta, i capelli. Così va meglio, via la pelliccia. Ma non lì, da qua. E trattalo bene, hai bisogno, oi. Forza. Alza i capelli sulla testa, dai. Ecco, così va bene. Brava. Il fianco più in fuori, eh? Più sexy, di più. Non sei molto sexy. Se lo dici tu. Guarda da quella parte. Bene, così. Brava. Dall'altra parte adesso. Così. Ah. Ma che cosa fai? Mirei. Buongiorno. Buongiorno. Chi è quello lì? Beh, un mio amico. Un grande amico mio, non è vero? Sì. Cosa vuole da me? Mi segue dappertutto come un poliziotto che insegue un ladro. Vuole arrestarmi? No, è tutto il contrario. Noi vecchi ci facciamo derubare da voi giovani. Comunque l'altro giorno alla roulette la puntata era mia. Non parliamone più. E poi? Non sei per niente vecchio. Sei piuttosto affascinante, anzi. Dai! Non mi inviti a colazione? Ah, ma sì, certo, andiamo. Allora vado a cambiare. Sì, vai. Yuhuu!